Il ministro Lodi attacca l'Inter. Il rischio della proprietà di Oaktree è il loro comunicato. Infine, il saluto di Kier ai tifosi. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV, è completamente gratuito, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella. Così sarete aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan in tempo reale, in anteprima in alcuni casi, attraverso le nostre rubriche giornaliere, attraverso le nostre live del martedì e giovedì sera, e infine i nostri pre e post partita di tutte le partite del Milan. Vi ricordo inoltre che potete interagire con noi tramite la chat durante il video e a fine video nei commenti stessi. Vi ricordo che potete sostenere il canale tramite PayPal con una donazione di quanto volete a DNA Rossonero da 1899@gmail.com e poi se volete, sono rimasti gli ultimi 9 cappellini, chi vuole averlo con 10 euro, compreso spese di trasporto, basta mandare anche qui una mail col proprio indirizzo e fare il pagamento tramite PayPal a DNA Rossonero da 1899@gmail.com. Con l'occasione ringrazio Ivan e Verri per la sua donazione, grazie mille e grazie anche delle parole. Partiamo quindi con le notizie di oggi, partiamo con il Milan, oltre che l'addio di Giroud e di Pioli ci sarà anche l'addio di Kier. E Kier ha rilasciato ieri un'intervista in cui appunto ha parlato del suo periodo al Milan, delle sue sensazioni. Ha detto che fino a quando aveva 18 anni, che è arrivato al Palermo, la squadra dove voleva giocare sarebbe stato il Milan. E quindi quando è arrivato al Milan, forse in un'età in cui non ci sperava nemmeno più, si è trovato nell'ambiente in cui avrebbe voluto vivere, con una squadra da ricostruire, e doveva dare lui l'esempio, diciamo, proprio con il suo attaccamento al lavoro, con la sua dedizione, con il suo sacrificio, ai ragazzi che erano nella rosa del Milan insieme a Ibrahimovic. E questo lui stesso l'ha detto, che è riuscito nell'intento, in quanto quando è arrivato c'erano solamente 3 giocatori che facevano palestra, adesso invece ci sono tutti che vanno a fare palestra. Diciamo, è stato possibile anche vincere lo scudetto per la qualità della rosa, ma anche per la mentalità, perché dice, con una mentalità molto spiccata si può fare anche dei grandi risultati anche con una qualità minore. Diciamo che è rimasto poi anche sorpreso in questi ultimi 2 anni, diciamo, dal comportamento dei tifosi che comunque l'hanno sostenuto, ha sostenuto anche il Milan, almeno i tifosi quelli da stadio, diciamo, ecco. Infatti definisce che è un rapporto che mi sta molto vicino al cuore, mi ha sorpreso tante volte, soprattutto l'anno scorso e quest'anno, come si sono comportati con noi, non me l'aspettavo, poi noi siamo diventati milanisti, pure i miei figli. Ci ringrazio tutti, il sogno e l'orgoglio di essere arrivato qua, mi ha dato tanta soddisfazione per la vita e la carriera, e in futuro quando finirò di giocare a calcio penso che tornerò a Milano a vivere con la mia famiglia, perché Milano è casa nostra. E quindi niente, un saluto giusto che sarà da dare anche a Kier nell'ultima partita di domenica, e un bocca al lupo per le sue prossima carriera oppure sul prossimo impegno sportivo. Passiamo quindi, non mi sto a dilungare sinceramente sugli allenatori, perché tanto, cioè, nessuno sa niente, si parla tanto di Fonseca, molto vicino al Milan, io credo di no, però vedremo i prossimi giorni, tanto è inutile sparare nomi a destra e a sinistra a casaccio, fino a che non c'è qualcosa di concreto, dopodiché commenterò l'eventuale decisione della società nella scelta dell'allenatore, ma diciamo, la soluzione definitiva, la mia, diciamo, quello che può essere, diciamo, il mio giudizio, relativa esclusivamente alla mia opinione, sarà dato solamente quando avrò visto la squadra in campo e dopo qualche partita, perché cioè no, inizialmente è veramente prematuro, solamente con il nome secondo me è una cosa veramente assurda. E quindi torniamo sempre a parlare, quindi nella parte nerazzurra di Milano, e vorrei sottolineare un'intervista fatta ieri dal ministro Abodi durante, diciamo, un incontro all'Olimpico di Roma con il Roma Club Gerusalemme, e ha parlato appunto del caso Zango Oaktree, e secondo me ha dato delle belle bordate alla situazione del calcio italiano in questo momento. Diciamo che lui parla che questa occasione, quindi passaggio a Zango Oaktree, in particolare garantisce, pensando ai tifosi, la continuità gestionale.
Mi auguro che questa esperienza possa essere utilizzata perché in futuro non ci si trovi più in certe condizioni. Fermo restando che si tratta di imprese private e se vogliono accedere ai finanziamenti di varia natura come quello acceso con Octree è legittimo, è previsto dalle norme. Certo, non è una pagina estremamente positiva. Questo per aprire un po' gli orecchi al presidente del CONI Malagò, che ha detto che l'Inter è una diciamo, delle società italiane più importanti deve andare avanti così e sinceramente, ecco, mi sembra che le idee siano abbastanza opposte. È evidente che l'ente terzo al quale vogliamo dare vita serve a prevenire, sperando che questo strumento non invada le prerogative del sistema sportivo e calcistico in particolare, ma possa consentire anche una riflessione per avere regole certe per tutti, e sottolineiamo per tutti, e le verifiche puntuali e le decisioni eventuali conseguenti. Ecco, direi che questo è il passaggio fondamentale, oltre che dire che la pagina dell'Inter non è estremamente positiva, malgrado quello che continuano a dire certi giornali e certi giornalisti, certi youtuber. Si parla appunto di questa costituzione di questo ente terzo, di questa agenzia, che possa consentire di avere regole certe per tutti e verifiche puntuali. Questo diciamo che è una cosa che lo stiamo dicendo da tempo. Che le verifiche siano fatte per tutti, non solamente per alcune squadre, e che siano puntuali, che siano quindi diciamo, non aspettare anni per fare verifiche che poi ci si accorge, o mesi, si accorge che poi è stato sbagliato, ma devono essere costanti e giuste. Per quanto riguarda Malagò, dice che prendiamo tutti in considerazione con dovuto rispetto. Ma una proposta tradiva lo spirito della proposta della norma. Io non voglio decidere le nomine, io voglio contribuire a cambiare il registro. Il test è chiuso, i primi che devono riceverlo stanno a Palazzo Chigi, ci sarà un preconsiglio. Stiamo facendo tutto nel pieno rispetto dell'autonomia, le modifiche fanno parte del confronto. Se la prima bozza non fosse stata improvvisamente distribuita, ci saremmo confrontati in ben altro clima. Quindi, il ministro Bondi va avanti sulla creazione di questa agenzia. Sicuramente ha sottolineato un aspetto, anzi due aspetti che riguardano l'Inter, quindi la pagina, il passaggio Zango-Stri sicuramente non esaltante e soprattutto la creazione di questa agenzia che deve essere valida per tutti, quindi deve controllare tutti, non solamente alcune squadre e altre dimenticanze, e deve fare delle verifiche puntuali. E poi veniamo a questo punto a quello che è stato il comunicato di Octree, che in mattinata ha parlato praticamente, come si può dire, del suo presa in possesso dell'Inter. Quindi ha raccontato che Zhang non ha restituito il prestito di 395 milioni, quindi eravamo stati ottimisti parlando di 385, nel frattempo sono 10 milioni in più, che erano stati presi nel 2021 per pagare gli stipendi e per fare mercato per l'Inter, quindi ecco, quindi Zhang già 3 anni fa non aveva un euro né per pagare gli stipendi ai calciatori né per, diciamo, per fare mercato, situazione che a quei tempi nessuno valutò, andava tutto bene, il prestito al 12% e va bene, comunque ha detto che è una cosa legale, quindi si poteva fare, che non è stata restituita, per cui prendono in possesso della società. Le cose che voglio sottolineare di questa diciamo, comunicazione che fa Octree, dunque, il Managing Director Alejandro Cano parla che come nuova proprietà conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell'eredità storica dell'Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine. Sottolineiamo anche qui a lungo termine. Dei nerazzurri. Riteniamo che le nostre ambizioni per il club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del club. Sottolineiamo anche questo qui con matita blu. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente e l'Inter non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro. La seconda stella è stato un momento cruciale per il club. Il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo. Quindi diciamo che Octree è dedicato a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell'Inter, con un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del club e i suoi stakeholder. Quindi,
conclude con concentriamoci su una gestione e una governance solide con una visione di crescita sostenibile e di successo. Quindi praticamente ripete il termine sostenibilità circa 3 volte in questo comunicato, 2 volte parla di percorso di crescita a lungo periodo, di successi a lungo periodo. Quindi non rimane tutto così. Devo deludere il signor Sabatini che stamattina elogiava Marotta in cui diceva che è riuscito a fare un miracolo facendo un passaggio da Octree, cioè da Zango Octree senza traumi, senza problematiche. In realtà non è così. Non è così perché Octree parla tranquillamente di dare stabilità operativa e finanziaria al club e adesso l'Inter non ha stabilità né operativa né finanziaria, con un carico di 800 milioni sul groppone, con una situazione di bilancio negativa da 6 anni e con un patrimonio netto negativo di 160 milioni. Quindi la situazione sarà, come ipotizzo io, di una riduzione degli stipendi, una riduzione delle quote date ai procuratori negli acquisti, oltre che altre riduzioni. Fino a che non sarà fatto questo, non potrà Octree dare una stabilità economica e operativa al club. Ma soprattutto Octree sa benissimo che oggi non esiste nessun acquirente a cui interessa l'Inter. L'Inter è una società che è costata 395 milioni a Octree. Ha 405 milioni da rimborsare velocissimamente nel bond emesso 2 anni fa, praticamente a nome dell'Inter. Ha 380 milioni da ridare allo Stato italiano per i 2 bilanci negativi nel periodo post-Covid e ha 167 milioni di patrimonio netto negativo. Quindi siamo abbondantemente oltre 800 milioni. Se a questo mettiamo appunto i 395 milioni di Octree, siamo a 1 miliardo e 2 circa più o meno, poi c'erano altre debitucce a destra e a sinistra, ma non, ecco, non andiamo a considerare anche quelli, 1 miliardo e 200 milioni. Su questo Octree vorrà guadagnare ulteriormente. Quindi si parla almeno di 1 miliardo e 4, 1 miliardo e 5 di richiesta. Ora, se Octree voleva essere venduto da Zhang a 1 miliardo e 2 e da 3 anni che lo sta provando a vendere e nessuno si è mai avvicinato, non è che oggi arriva Octree e allora si trova l'arabo scemo che arriva e che gli dà 1 miliardo e 2. No, non funziona così. Anche perché l'arabo scemo non è tanto scemo perché è andato a comprarsi delle squadre che poteva avere un potenziale sviluppo come il City o Paris Saint-Germain, ma che non aveva una grande storia calcistica, perché Paris Saint-Germain sì, ha vinto degli scudetti, ma quando ha preso i fondi arabo sovrano era diversi anni che non vinceva lo scudetto, City stesso erano secoli, e non parliamo poi di Newcastle, Newcastle addirittura in Serie B. Quindi tutta una serie di acquisti che sono andati a cercarsi su squadre che semmai avevano dei conti validi, ma che non avevano un grande presente. Lo stesso Como preso dalla famiglia indonesiana, che è una fra le più ricche al mondo, ha preso il Como, non ha preso il Napoli, la Roma, la Lazio, Milano e l'Inter, ha preso il Como. Quindi sono scelte di mercato completamente diverse. Quindi è difficile oggi come oggi che arrivi qualcuno a comprare l'Inter. Per cui Octree sa benissimo che dovrà fare un procedimento come ha fatto Elliott con il Milan, quindi risanare, diminuire i costi, cercare di aumentare i ricavi ulteriormente, certo cercando di tenere l'Inter in galleggiamento anche come risultati, perché l'Inter non può precipitare essa squadra in metà classifica, ma i rinnovi, ribadisco, a 10 milioni di Lautaro Martinez i tifosi secondo me se lo possono scordare e anche 7 di Barella ne parlerei sinceramente. Quindi situazione sicuramente molto problematica, ma Octree, eccomi qui Guetto che è arrivato, Octree è una società che ha acquistato anche nel campo calcistico un'altra società, una società nel 2020 ha comprato il Caen, che è una società che è francese, che era retrocessa in Serie B e a causa di su deficit finanziari rischiava di sparire. Fu acquistato il Caen 2020 e adesso cercheranno adesso di venderlo quest'anno, in quanto i conti sono stati risanati,
anche se i risultati sportivi non sono arrivati perché non sono riusciti a ritornare nella Ligue 1 francese, ma sono rimasti a galleggiare tra quarto e settimo posto. Ma come hanno fatto a risanare i conti? Ebbene, hanno ridotto il personale del 40%. Oltre a questo hanno fatto sì, ecco, dipendenti 40% punto in meno, i costi in Ligue 1 erano di 27 milioni, li hanno ridotti a 14 milioni in questo, facendo cosa? Logicamente ridimensionando gli ingaggi dei giocatori, e questo è dato da 27 milioni di euro, è sceso a 17,3 fino a 9,3 milioni, per poi risalire a 14,7 milioni, e ha cercato di aumentare gli introiti tra i diritti televisivi, il marketing, eccetera. Ecco come ha fatto, oltre che fare trading player, cioè comprare i giocatori e poi rivendere a prezzi maggiorati. Questo secondo me sarà il futuro, secondo me, dell'Inter, cioè una rideterminazione del monte stipendi, un trading player, quindi un acquisto di giocatori per essere rivenduti, quindi acquisti di giocatori non da 80-100 milioni, ma anche a parametro zero come adesso, ma facendo attenzione sia ai stipendi che ai commissioni dei vari procuratori. Quindi secondo me ci sarà sempre, prossimamente saranno degli anni in cui l'Inter dovrà stare tantissimo attento a bilancio, non come state adesso, non è sufficiente, perché i debiti si ripagano se si va in attivo di bilancio, ma non di 2-3 milioni, ma di 40, 50, 60 milioni d'attivo. E questo si può fare solamente o vendendo giocatori o riducendo notevolmente i costi della società. Per oggi abbiamo finito. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV. E noi ci vediamo a questo punto qui domani alle 14:30, penso circa. E io vi auguro una buona notte e l'immancabile Forza Milan. Ciao!